E rieccoci amici, il ritorno dell'after show, sempre più apprezzato anche su più piattaforme. Era qualche sera che ne facevamo pochi, quindi subito un bentornato Nicola, buonasera. Ciao. E un ben ritornato al mio collega di sempre Gianluca, che oggi ci pensavo, dopo tirò due parole, mi è venuta in mente un po' la prima puntata che abbiamo fatto insieme qua su Twitch, lunghi percorsi. Al volo subito ringrazio anonimamente per i 100 bit, poi Little Susie per il quinto mese, un'eternità, Isabella Morgi per il Prime, un bacione primo mese, e altri 100 bit di Sia Sunflower, la nostra grandissima Sia Sunflower, che ci regala sempre un sacco di meme veramente di qualità, cioè un gusto proprio anche poi nel mixarli insieme, che ci fa veramente scompisciare dal ridere, fortissima. E infatti qua in chat vedo che scrivono la lettera Z, vedi che già entriamo subito sull'argomento. Prima domanda che gli ho fatto anch'io nel fuori onda, adesso ci spiegano meglio sia Nicola che Gianlu, questa cosa della Z, perché anch'io la ignoravo un po'. Ho visto dei meme che giravano sui social che dicevano che la Germania vietava la lettera Z, no, forse... l'Ucraina, la Russia, insomma, non ho capito, ci memavano sopra, ho detto non sarà mai una notizia vera, però ho capito che c'era qualcosa sotto e quindi molti come me non sanno che cos'è. Dici qualcosa, Giallo, Nicola, chi vuole iniziare? Saremo criptici, poi Nicola dirà qualcosa, quindi lasciamo comunque aperte alle ricerche dei più. Di sicuro è quel famoso gettare la sabbia negli ingranaggi che tanto dà fastidio a qualcuno. Le abbiamo viste come sigle identificative di alcuni carri armati, lo vediamo anche come abbreviazione che incita e richiama la vittoria, e lo vediamo anche con alcuni parallelismi ad altre lettere dell'alfabeto, per esempio oltreoceano Atlantico. Quindi ci sono varie vicissitudini per cui comunque dà fastidio la lettera Z in questo momento. Quindi tutto ciò che fa incazzare gli antagonisti usiamo. Sabbia negli ingranaggi. Nick? Sabbia massiccia negli ingranaggi, sempre di più. Vuoi aggiungere, vuoi aggiungere qualcosa sulla Z? A prescindere da quello che in realtà significhi, sta simboleggiando in questo momento, in tutta la vasta area, diciamo, da Mosca a Belgrado fino poi ad estendersi anche in altre parti del mondo, sta simboleggiando la risposta slava a quella che è un po' la Q per gli americani. Sta diventando la Z il simbolo e sinonimo di liberazione dal nuovo ordine mondiale, simbolo e sinonimo di abbattimento del vecchio sistema. Questo è molto interessante, perché poi c'è un grosso dibattito, mettiamo due macro aree nella controinformazione che dopo approfondiremo. C'è una domanda al volo, riscattata. Anche a livello simbolico è l'ultima lettera dell'alfabeto, quindi l'alfa è l'omega, la Z è la fine. E allora c'è una domanda di Sidio che era riscattata con i punti prioritaria. Puoi dirci qualcosa, se ne sei a conoscenza, riguardo a Corea del Nord nella situazione attuale? Per Nick. La Corea del Nord va per conto suo. E non dimentichiamoci una cosa. Al di là di tutta la retorica, di tutto il fumo, di tutti i proclami, la Corea del Nord, la Repubblica Popolare Democratica di Corea del Nord, è gestita da un'elite di potere che fra l'altro è a livello di sangue ben imparentata con la dinastia imperiale giapponese e con importanti famiglie regali manciuriane. In realtà è una monarchia. È una monarchia rossa a tutti gli effetti e non segue semplicemente le logiche del socialismo reale come molti possono pensare, segue delle logiche strategiche, delle logiche anche sotterranee. Quindi secondo me la Corea del Nord se ne sta ben tranquilla adesso nella situazione attuale, non ha interesse a buttarsi nella mischia. La Corea del Nord sta lavorando a riunificare le due Coree da tempo e c'è tutto un progetto sotto traccia, ma non mi interessa neanche più di tanto, vi dico la verità. Giallo?
Ne sai qualcosa tu? No, bisogna sicuramente tenere d'occhio quella zona, non tanto per la Corea del Nord, ma la Corea del Sud potrebbe un po' gioca tuttora un ruolo molto importante per quello che è l'Oriente, quindi sicuramente la Corea del Sud è una pedina molto importante, più di quella del Nord. E curiosamente, se andiamo a riesaminare le vecchie statistiche di quel sito americano Deagle, che prevedevano quel fortissimo depopolamento, quella proiezione statistica fatta nel 2017 per il 2025, depopolamento che riguardava soprattutto il Nord America, l'Europa occidentale, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada. E che non riguardava il mondo russo, il mondo asiatico, il mondo cinese, l'unico paese fortemente depopolato dell'Asia, dalle statistiche di Deagle, risultava la Corea del Sud, al pari dell'Italia, della Francia, della Germania. Cosa Curioso. curiosa, eh? Un'altra domanda veloce che ci fanno è se c'è una cometa o un meteorite, ci chiedevano animamente, se è previsto qualcosa del genere, se si sa, si sospetta così. Te la butto lì come la Ce ne sono ricevo. milioni, ce ne sono milioni. Voi non avete idea di quanti oggetti, chiamiamoli così, i Near Earth Objects, che sono classificati poi in, ci sono tante categorie, ci sono gli Apollo, ma sono veramente milioni gli oggetti che quotidianamente sfiorano la Terra, gli oggetti potenzialmente pericolosi. Anche statisticamente parlando, ogni anno avvengono diversi impatti di piccoli meteoriti. Vero. Tutti i giorni ci sono cadute di piccoli meteoriti, piccoli asteroidi, la maggior parte dei quali non supera l'atmosfera perché vengono letteralmente bruciati e inceneriti nell'attrito attraversando l'atmosfera. Ma statisticamente parlando, ogni secolo ci sono degli impatti di oggetti di una certa rilevanza, ogni millennio ci sono statisticamente parlando impatti di oggetti di una rilevanza maggiore, ogni 10.000 anni ci sono impatti catastrofici. Sono statistiche, sono numeri, d'altronde l'universo è numero, d'altronde, come dicevano alcuni grandi iniziati del passato, Dio è numero, gli dèi sono numeri. E prima o poi tocca, perché sono veramente tanti. Verissimo, tutto quello che può accadere alla fine poi accade, secondo me, in questo insieme di probabilità che è l'universo, no? Tra i tempi ciclici, gli universi paralleli, le ipotesi, le diverse dimensioni, quella mentale, quella fisica, quella astrale, insomma, secondo me ho iniziato a avere questo sospetto. Sarà che oggi pomeriggio ho visto Guida intergalattica per autostoppisti. Non so se vi ricordate un film, se l'avete visto. Nicola, no, vedo che. Il titolo è un po' ostico, eh? Sembrano i titoli che mette proclamato ogni tanto alle puntate sull'ottava. Sono belli criptici. Però in realtà l'avevamo consigliato qua insieme in una puntata e l'abbiamo quindi caricato nella stanza del cinema della taverna. Sono andato a rivedermelo perché è veramente un bel film basato molto sul paradosso, sull'assurdo, sull'impossibile, com'è che si chiama addirittura? Su cose anche improbabili, ma che però avendo anche solo una piccola percentuale di poter succedere, poi magari succedono. E quindi molto divertente, riguarda molto le razze aliene, i viaggi nell'universo, vedere il tempo e lo spazio in modo un po' diverso, ed è un film abbastanza divertente, insomma, quasi ironico. Niente, dopo questa digressione, quindi c'erano un po' di. Ecco, l'ultima cosa sulla Z, poi andiamo oltre. Ci chiedevano se. Cioè, se sappiamo il significato di questa Z oltre al coso simbolico, cioè magari Z sta per Zorro, Z sta per Zavorra, Z sta perché è l'ultima lettera. Ce ne sono diverse, io invito le persone a ricercare. Mi piace, bravo il tuo atteggiamento, mi piace. Fateci sapere quali spiegazioni possibili trovate sulla lettera Z nei prossimi giorni sui social, tanto un po' ci trovate dappertutto. C'è il Telegram di Facciamo Finta Che anche, che è cresciuto moltissimo nell'ultimo mesetto. Stiamo facendo parecchie informazioni, quindi anche fuori dai video, merito di Giallo. È tutta una ricerca un po' di redazione che si sta facendo. Abbiamo stabilito anche la stanza degli italiani all'estero per fare questo, che inizieremo a oliare, poi sentire i ragazzi della community, domani daremo meglio notizia se è già attiva o non è attiva, condivideremo i link.
E ci stiamo un po' adoperando. Voglio fare una domanda. L'unica cosa, l'unico commento sulla leva militare, concordo tantissimo con quello che ha detto Nicola, è quasi più una classica minaccia, non tornerebbero. Prima cosa è, le guerre si fanno con eserciti adesso di minor numero, secondo me, e altre tecnologie, e in più avere dei principianti buttati lì non serve a nessuno. E poi guarda, i giovani che abbiamo oggi, e mi ci metto dentro anch'io perché sono un giovane, il militare non l'ho fatto, sono un giovane Mesber, c'è scritto, quindi noi siamo la generazione dei videogiochi. Quindi io ho fatto la battuta nel fuori onda con Giallo e Nicola, ho detto: se ci fanno fare la guerra con Fortnite, che è il videogioco quello per sparare, allora ce la caviamo bene, magari vinciamo anche i mondiali di Fortnite. Però di fare cose vere magari è meglio evitare. E niente, la domanda invece che volevo fare è sulla grande Tartaria. Allora, premessa, so che le teorie, giusto, di Fomenko, mi sembra si chiami, correggimi Giallo se sbaglio il nome, di Fomenko, ce l'ho chiesto spesso quando ci sei ospite da noi, soprattutto anche nell'after show, e giustamente laconicamente l'hai un po' bocciata, mi ricordo, so che quindi non sei un fan della teoria, però io l'ho approfondita di recente, visto che abbiamo avuto Tom come ospite, Tom Bosco, due o tre settimane fa, domani faremo la seconda parte, e ci siamo introdotti un po' sull'argomento. Mi è interessato molto perché in questa cozzaglia che chiamano la grande Tartaria come teoria, dentro secondo me ci sono parecchie cose molto interessanti da approfondire singolarmente, magari vere, poi ne mettono due o tre magari false, e lì allora per screditare tutto, buttare via il bambino con l'acqua sporca, si dice. Sì, infatti io, che conosco bene Nicola, rimanderei poi questi discorsi anche a domani sera, ma immaginate la grande Tartaria come un enorme vaso di Pandora, di lì cercando, ricercando quello si scopre la qualunque, che però non si trova, cioè siamo nell'ambito veramente del, cioè a me fa sorridere perché alle volte quando entri in un qualcosa che è fortemente osteggiato, forse anche solo l'1% di quello che raccontiamo, ma lì è veramente pericoloso, quindi non si può trovare qualcosa di ufficiale o di ineccepibile. Siamo nell'ambito di sicuro di un qualcosa che è stato coperto, poi che cosa sia esattamente e quale sfumatura ci sia dietro, c'è solo una grande ricerca da fare. Quindi siamo in un'epoca e in un punto in cui abbiamo capito che qualcosa non va, lì c'è un qualcosa, c'è bello grosso, ma bisogna ricercare. Quindi chi dice tiriamo le somme presto, questo è il mio pensiero. Concordo. Sì, scusa Giallo, alzo il volume, aspetta a mutarti perché se ti muti non posso alzarlo, piccole cose tecniche, eravate un po' bassi tutti e due. Scusa. Mi ho rialzato, scusatemi voi, ma qua anche amici in chat, è il bello della diretta, però vi ringrazio dei feedback, così sappiamo sempre sistemare un po' e il video poi che resta esce almeno un po' più di qualità. Tanto molti after show che abbiamo fatto con Nicola, ho iniziato a metterli anche su YouTube, magari tagliando delle parti un po' più così, è stato molto apprezzato, ci ringraziano, visto che molte persone non sanno ancora utilizzare Twitch, e così ovviamente noi diamo priorità, e quello che ci piace è proprio il rapporto con la chat in tempo reale, quindi comunque il contenuto sarà sempre più, diciamo, esclusivo per quelli di Twitch, poi qualcosina, qualche after show, qualcuno invece proprio non si può mettere, un po' per i contenuti, un po' per le modalità, insomma sapete che ci piace un po' giocarcela attorno. Un saluto anche a Barbara, bentornata, mi mando un bacione, che mi ha regalato gli oracoli da Sensi, devo ancora provarli. Ah, anch'io un abbraccio anche a me, li ha regalati. Oh, vedi Giallo, poi che bello che ci siamo, non l'abbiamo ancora raccontato a Nicola, ci siamo incontrati con la community, con l'evento dal vivo per il compleanno delle... Sì, era in conferenza. Ah, è vero, sì, poi non gli abbiamo più raccontato, dico un po' come è andata, come non è andata, così, insomma abbiamo incontrato molte persone che ci seguono, ci hanno seguito in questi mesi, hanno fatto un po' il percorso con noi, e finalmente anche solo un abbraccio, una stretta di mano, uno scambio di parole, due battute, vi ricordo. Poi io sono rimasto anche qualche giorno in più, quindi magari la sera si aveva tempo di chiacchierare, mi ricordo quella puntata, quella cosa là, riferimento, è bellissimo vedere che è come compagni di classe, in realtà, che abbiamo fatto gli stessi studi, le stesse lezioni e tutto, ma non c'eravamo ancora incontrati. È un po' l'intervallo, finalmente è stato il primo intervallo, esci, vai a prendere la merenda, chi fuma una sigaretta, si chiacchiera di come sta andando, è stato un po' così. Quindi ti riporto un po' i saluti di tutti, i complimenti di lavoro che avete fatto tu e Gianluca principalmente in questi mesi. Parlare sulla grande Tartaria un po' mi ha fatto piacere, un po' era questo che volevo un po' sentirmi dire, volevo dire, insomma, sappiamo che magari la teoria non la sposi in pieno, però ecco, c'è comunque da scavare, vale la pena un attimino un po'
vedere le varie tematiche, insomma, prese singolarmente. È un po' la sensazione che ho avuto anch'io nell'affrontare questa tematica collettiva. No, ma io non sposo le teorie di Fomenko, perché le ritengo delirio allo stato puro. E sul discorso Grande Tartaria ci sono delle sfaccettature interessanti. Chiaramente io non ho riscontri di un io parlo come storico, non ho riscontri di un di un'entità statale assimilabile alla Tartaria storicamente nota, esistita o conosciuta, ma ci sono comunque degli enormi misteri in tutta quell'area geografica. Poi per il discorso Fomenko non sta in piedi la teoria di Fomenko, semplicemente lui sostiene che siano stati saltati a pie pari alcuni secoli e che addirittura siano stati inventati, ma il problema è che i secoli che lui sostiene che non siano mai esistiti hanno una fortissima documentazione storica. La gente a quei tempi viveva, a quei tempi scriveva, a quei tempi documentava, esistevano le anagrafi, esistevano gli atti, i contratti, i certificati, cioè il VII, l'VIII, il IX secolo dopo Cristo sono secoli estremamente documentati e certificati, cioè non puoi dire che non sono esistiti. Ecco, vedi, però come ne vale la pena parlarne, perché appunto io siccome lo sto sentendo un po' dal web, non ho letto molto e sto ricevendo molte informazioni nelle ultime settimane, quindi un po' come il pubblico, un po' come chi si approccia alla cosa per la prima volta, e questa tua digressione sulle specificare quali sono le teorie di Fomenko, quali no, mi ha aiutato a mettere un po' in luce la cosa, ad esempio. Ora ho molto semplificato, perché Fomenko ha scritto molto, ma lui sostiene che praticamente, cioè, cita l'esempio delle scoperte di Pompei, dice no, ma quella non è roba di 2000 anni, quella è roba di 300-400 anni fa, perché è troppo nuova, cioè, ma siamo al delirio. Esiste il carbonio 14 e Fomenko, cioè, per quanto non sia affidabilissimo, ma ci sono degli strumenti in archeologia di datazione che danno un margine di certezza con uno scarto di 40-50 anni per la datazione. Quindi non puoi dire che i reperti di Pompei risalgono in realtà a 300 anni fa, cioè siamo nel delirio un tremens. Sì, è abbastanza difficile. È più facile spiegare invece perché magari su alcune monete l'uno sembra una J, e perché com'è che si chiamava, era qualcosa a Napoli, forse un teatro, comunque un edificio, credo, sì. A Napoli era comparso il 1000 dopo un po', cioè all'inizio c'era solo le foto che c'era scritto 830 e dopo un po' hanno aggiunto 1830, ma questo secondo me magari può avere, è più facile che abbia altre spiegazioni questi piccoli fenomeni rispetto che tutti quei 1000 anni magari in blocco addirittura di storia manchino, ecco. Sicuramente qualche anno, qualche mese l'hanno fatto sparire, qual è, l'hanno cambiato, è stato coperto, qualcosa è stato, hanno comunque, è chiaro che chi fa qualcosa poi va anche a depistare. Qualcosa è stato coperto. Poi ciò non vuol dire, perché non è che allora uno più uno più uno, perché che ci sia un qualcosa che non quadra lì, non vuol dire che non ci sia stato un elemento in cui poche centinaia di anni fa nessuno è rimasto in vita per raccontare di chi era coinvolto, ma bisogna andare a incrociare le fonti, a cercare gli errori di chi ha fatto la copertura, perché poi cosa fa un detective? Quando uno dice sempre non esiste un delitto perfetto, no? E allora deve beccare l'assassino, il movente, il depistaggio, le prove finte, le prove che ha messo lui per a sua volta non venire beccato. E capite che è complicatissimo. Quindi anche lì siamo in quell'ambito lì, dobbiamo beccare le prove, quindi le prove finte. Ha sempre le sue falle. Però il delitto perfetto non esiste, quindi esatto. È difficilissimo, ma qualcuno può venirne a capo, soprattutto se chi ricerca lo fa con mente aperta, condivide e incrocia i dati. Bravo, proprio quello che stavo per dire, nonostante questo vale la pena sempre continuare a tenere la mente aperta e confrontarsi le varie opinioni, ricerche eccetera, per sempre andare un po' più in profondità, avvicinarsi e magari per caso trovare proprio anche con un colpo di fortuna quella prova, quella falla che manca nella copertura magari, oppure comunque sempre di più avere chiarezza su varie sfumature, vari aspetti. Ci tengo a questa cosa perché in un anno e mezzo, in quasi 300 video, ho messo insieme anche relatori dove ci sono persone come Nicola che stimo, perché sono veramente di mente aperta
e hanno anche un certo tatto nel toccare alcune cose. E poi ci sono, però lì entra in gioco anche il carattere umano. Ci sono dei ricercatori altrettanto validi dal punto di vista della sapienza, ma che hanno sti caratteri competitivi. Allora, se lui dice quello, io non voglio venire associato, non va, perché lui dice quella virgola che è diversa dalla mia, ma poi delle cagate. Cioè, magari sono d'accordo su mille cose per una virgola, e allora no, io gli vado contro. Cioè, bravi, e così fate il gioco di Piero Angela, Alberto Angela e tutti questi loschi individui al bancone del bar. Ecco, e potrei continuare, pieni di whisky e margherita, eccetera, eccetera. Perché è quello che... Allora, ben vengano le differenze. Io posso essere d'accordo con il 90% di quello che dice Nicola, quel 10% chi se ne frega, parliamo del 90% che ne abbiamo, no? Perché non devo parlargli, o non voglio essere associato, o non voglio il dialogo, non voglio il confronto, e dico allora se hai ospitato lui, io ho anche avuto possibilità. No, perché tu hai ospitato lui, allora non venga, non venire. Aspetta che me ne dispiaccio tantissimo, ho finito di dispiacere. Ecco, quindi è un po' questo il sotto. Altri invece non li ho più invitati perché hanno un carattere di merda, scusate. Ecco. Ci sta, perché siamo qua su Twitch apposta per raccontare anche i retroscena, un po' il dietro le quinte di questo programma, di questo più che programma, perché adesso hai creato fondamentalmente un vero e proprio marchio, un brand nel settore. Scusate, una formichina che girava. Domanda di Sia Sunflower, che ha riscattato 10 minuti fa, domanda prioritaria, la sto facendo aspettare da una vita, l'ho trovata, ce l'ho qua. Cosa ne pensi, Nicola, dell'intervento di Papa Francesco degli ultimi giorni? Che pensare, qualunque cosa esca da quella bocca, secondo me non è più degna di rilievo. Lui può dire qualunque cosa, potrebbe anche dire che regala panettoni a tutti per Natale, o che regala 1 milione di euro a tutti quelli che si presentano alla sua porta, non sarebbe credibile. Dopo che il Vaticano ha per 2 anni dato non solo il pieno e totale appoggio a questo colpo di Stato globale che è stato questa delirante pandemia, ma dopo che il Vaticano ha premuto per le vaccinazioni di massa, guadagnandoci un sacco di soldi, dopo che il Vaticano ha premuto per il mantenimento delle restrizioni, dopo che il Vaticano ha adottato ancora prima dell'Italia il sistema dell'apartheid sanitario con le regole del Green Pass, qualunque cosa esca dalla bocca di quell'individuo vestito di bianco per me è nulla, non rappresenta nessuno, rappresenta se stesso, rappresenta un potere che deve cadere. Ma avete presente quello che abbiamo detto prima, che vorrei venisse ripreso anche tutti bravi, anche tutti coloro che sono bravi a fare le clip, mi raccomando, prendete quella parte finale di cui abbiamo fatto stasera, perché in quel non in mio nome in realtà invito tutti i cattolici a usarlo nei confronti di queste strutture ecclesiastiche, perché uno dice 15, cioè, loro stessi sono dovrebbero porsi come parte lesa e costituirsi parte lesa in un eventuale processo per quello che sta avvenendo, loro per primi. Vedo che comunque il pubblico un po' la pensa come noi, sarà che magari un po' che ci segue, ci siamo trovati per risonanza, quindi alla fine magari non siamo un campione attendibile del pensiero degli italiani, ovviamente siamo un po' spostati, ma qua sul Papa vedo che più o meno tutti non hanno il minimo dubbio. Addirittura questo qua è significativo di commento: il Papa è un amministratore delegato di una multinazionale. È un po' ma poi non è neanche il Papa, è il Vescovo di Roma, perché c'è questa situazione ibrida lì che io non voglio entrare in particolari perché sono loro beghe interne, ma lui semplicemente non è mai diventato Papa Francesco, parliamoci chiaro. Oltretutto, addirittura c'è anche chi sostiene che magari in certi video era un ologramma, eccetera, eccetera. Io arrivo anche a pensare che quei personaggi lì quasi a noi sono talmente distanti che è tanto la loro immagine che funziona, non tanto il corpo, quindi è quasi in differente. Alcuni filmati, in alcuni video è stato dimostrato che non era lui, perché utilizzano ormai queste tecnologie e spesso e volentieri utilizzano ologrammi. Poi c'è un filmato molto curioso
che risale ad alcuni mesi fa, l'anno scorso, in cui secondo indiscrezioni era stato amputato un piede, e curiosamente in un filmato, se vi ricordate bene, e lo dovrei ritrovare per mostrarvelo, indossava due scarpe di cui una era la metà dell'altra. Ma questo perché? Cioè, se uno non vuole mostrare un difetto, non lo mostra, mette due scarpe della stessa dimensione. Il cameraman inquadrava continuamente le scarpe durante quel discorso del Papa. Altra cosa curiosa, c'era la volontà di inquadrare quel dettaglio. È quella volta che ha ricevuto quella misteriosa telefonata per cui, sì, non a caso tutti i media hanno indugiato su qualcuno che chiama e il Papa interrompe, sì, quello che sta facendo per rispondere. È vero. Alto valore simbolico. C'è anche una clip. C'è una clip ironica che avevo fatto che gira sul mio canale YouTube di lui che risponde al telefono e si sente Aldo, Giovanni e Giacomo che rispondono con la telefonata famosa, vaffanculo, via vaffanculo, così per ridere. Però è effettivamente una scena molto, come anche detto Nicola, cioè il mondo delle immagini è tutto elaborato, tutto al dettaglio, scelgono di fare questa scena, la chiamata, lui che esce, insomma molto simbolico anche interrompere una celebrazione così importante per una telefonata misteriosa, tra l'altro. No, quella era reale, ma ci sono state alcune sue apparizioni alla finestra, soprattutto quella classica che fa Angelus, in cui poi scompariva come ologramma, rientrando nelle segrete stanze vaticane, ma non gli davano il tempo di rientrare, cioè appena si discostava dalla finestra l'immagine spariva, perché chiaramente me lo ricordo, era un ologramma. Di un paio d'anni fa, sì, circa, né? Sì. L'avevo visto anche io. Usano questo sistema. Confermato, sì. E poi si è visto molti video, insomma, di questi test di intelligenza artificiale che parlano. Ecco, molto reali, sono belli impostati, la voce perfetta, ma risbattono poco le palpebre, muovono poco gli occhi, soprattutto rispetto a noi italiani. Lo stanno usando in maniera ripetuta e continuativa con chi interpreta Biden e chi interpreta Nancy Pelosi. Bravo, volevo arrivare più o meno qua. Il sistema con Nancy Pelosi, che è la speaker della Camera, un individuo ripugnante, giorni fa il sistema dell'ologramma è andato in tilt e chiunque sia il personaggio ha iniziato a vaneggiare, a dire frasi sconnesse senza senso. Cioè, esiste un filmato dove dice una sequela di idiozie senza capo né coda e le facce allibite di chi le stava intorno, proprio doveste vederle. Vuol dire che è un'intelligenza artificiale che è andata in tilt e che ha cominciato a sparare una sequela di cazzate neanche collegabili fra di loro. Ecco, allora probabilmente hanno aggiustato e... Ah, follia. Pensavo allora quella dei nostri politici è già partito da qualche anno. Sono così di loro. Di Maio è così di su, cioè non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale che va in tilt. Un conto è l'uso criminale di congiuntivo condizionale da parte di Di Maio. Qui si sta parlando di intelligenze artificiali. Quella è deficienza naturale. Deficienza umana, si vede. Sì. E comunque in quest'ottica mi avevano suggerito di guardare un video di intelligenza artificiale che mi aveva mandato il discorso di Mattarella di Capodanno, non di fine anno, quindi ho fatto anche fatica a trovarlo, di 2 anni fa. Insomma, vedevi che l'espressione era quella, abbastanza, come si dice, ferma, inespressiva, ecco, un minimo, non battevano molto le ciglia, 2 o 3 cose. Nel guardarlo insieme, il tuo cervello parte, fa l'associazione e dice, ah, effettivamente potrebbero usare questa tecnologia da sé, da un bel po', o quando vogliono, che noi non ce ne accorgeremo più. E quindi è giusto iniziare a pensare in quest'ottica, tenersi pronti, non fare il complottista sempre, c'è il cospirazionista, allora è tutto finto. Ma però poi, ma infatti, cioè, se notate, c'è stata anche una polemica in ambito di satira, perché hanno dovuto rivedere un paio di norme, perché Striscia la Notizia ha sdoganato, e quindi se lo sdogana Striscia la Notizia, pensate cosa c'è dietro, come in realtà, grazie a questa realtà aumentata, loro possano prendere un attore che ci somiglia in voce
e poi mettere direttamente, sovrapporre le immagini, per cui sembra realmente il personaggio reale. Loro lo fanno con Mara Veniero, con altri che non seguo, ho visto solo la polemica tra virgolette, però come sono usciti con questo modo di fare satira, hanno poi dovuto rettificare, o a livello di norme mancavano, cioè tutti si chiedevano, ma lo possono fare? Cioè, va veramente a ingannare lo spettatore, per cui quella sembra realmente Mara Venier, perché la sua immagine con un'imitatrice che lo sa fare in voce, e gli viene proprio messa quell'immagine lì. Quindi lo andatelo proprio a vedere. Comunque, per un po' Striscia, nei giorni a seguire, ha avuto comunque, cioè, un po' di imbarazzo dei media, perché lo potevano fare o non lo potevano fare? Hanno dovuto fare delle rettifiche, hanno dovuto comunicare che quella cosa fosse falsa, ma se lo fanno, un po' come quando vi dicono la tecnologia che vi hanno dato, perché in ambito militare stanno avanti 20 anni, sta roba con cui fanno giocare voi 20 anni fa era di uso militare. Quindi se ora Striscia Notizia gioca, per cui esattamente quel personaggio lì, vi invito a vedere Mara Veniero, è uguale, ma è perché è illusione. E quindi allora che cosa possono fare? Allora vale la traduzione è allora vale tutto. E allora siamo andati sulla luna. Sì. Altra cosa, c'è stata la riunione del G7, la NATO, poi diventata G7, e io ho notato una cosa quantomeno curiosa, che non penso sia sfuggita a tutti. Era presente Trudeau, noto figlio di Fidel Castro, e però, è anche di buona donna. È anche di buona donna. Ma curiosamente, nei filmati, io ho visto un Trudeau quantomeno 10 anni più giovane, e durante le riprese del G7, almeno quelle trasmesse alle telegiornali. Trudeau, io mi è capitato spesso, perché io mi sono molto documentato sulle vicende del Canada negli ultimi mesi, e ho visto parecchie interviste a Trudeau, ho visto parecchie dichiarazioni di Trudeau. Trudeau è decisamente benché sia giovane, è decisamente invecchiato negli ultimi 3-4 anni. Il Trudeau che è stato ripreso dai telegiornali al vertice della NATO, che in un certo momento mette anche una pacca sulle spalle a Biden, si stringono la mano, era un Trudeau apparentemente di 30 anni. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? Cioè, l'ho visto solo io che sembrava 10 anni più giovane? Anche Little Susie, anche Little Susie in chat appena scritto l'ho notato anche io, infatti vedi che questi giorni. Ma molto interessanti queste ultime cose che mi avete detto, sia quello di Striscia che anche quello di Pelosi che si incarta l'intelligenza artificiale. Chi ci sta ascoltando, se ha voglia, so che ce ne sono molti che della community che poi in base al tempo libero poi si sbattono con le clip o ulteriori ricerche o a metterci insieme i link delle nostre puntate vecchie, stanno facendo un sacco di cose utili. Quindi se qualcuno trovasse questi due video di cui abbiamo parlato, me li mandi pure, che poi li guardiamo domani nel pomeriggio quando facciamo la nostra direttina. Ecco, dalle 18 alle 19 tutti i giorni faccio questo aperitwitch, lo chiamo, un aperitivo qua su Twitch in compagnia degli amici, ascoltiamo un po' di musica, vediamo qualche video breve di approfondimento, diamo due notizie, i programmi della serata, cosa va in onda sul canale, facciamo finta che eccetera, e salvo rari casi tipo il mercoledì che abbiamo ospite Pierluigi Mulattieri, allora si trasforma in un salottino, però più o meno faccio questa specie di radio tutti i giorni, lo dico anche qua in diretta così chi vuole può passare a seguire, praticamente quasi tutti i giorni salvo casi eccezionali, in caso lo comunico comunque su Telegram. E quindi ecco, abbiamo messo un po' di bellissime pulci nell'orecchio, secondo me un sacco di spunti da sassolini da seguire, no? Come pollicino che lascia indietro dei sassi, un po' di cose così. Puntini quantiche da unire qua sull'After Show, da inseguire. Li chiuderemo poi, li uniremo magari nelle puntate future da giallo. Attenzione, c'è Marco Tudini che salutiamo, amico di Gaspare Russo, se non sbaglio, che abbiamo avuto ospite un mesetto fa, e ci dice: vi invito a guardare la pubblicità in cui Ibrahimovic balla, fate caso a come si muove, è un calciatore, non esiste al mondo che balli così. Altra cosa interessante, non l'ho vista, ve la riporto. Ah, c'era un tarocco di Giannicus, scusate, lo recupero al volo, e più o meno dai, ci siamo più o meno, manca anche 5 e mezzanotte, quindi tra un attimo vi lascerò andare.
Vedevo se... Ah, c'è questa cosa che adesso allora la leggo, perché cioè, due o tre volte stasera che ci hanno chiesto di Leo Zagami mi fa sorridere, perché in settimana mi sono imbattuto. Ero in macchina con Adrian che mi stava dando un passaggio in macchina, quindi lo ringrazio per il passaggio, ma non lo ringrazio assolutamente per avermi fatto ascoltare circa due ore di trasmissione di questo Leo Zagami, che io conosco di una decina d'anni fa. Mi ero imbattuto facendo le ricerche come... su tanti personaggi, e l'ho accantonato subito proprio come uno che non risuona con le mie vibrazioni come persona, come metodo informativo principalmente, senza indagare su chi fosse, diciamo a pelle, ecco, bocciato a pelle. Poi dopo ultimamente mi hanno raccontato un po' di alcune cose, quindi infatti in chat ci chiedono chi è Leo Zagami. È un pazzo che sta fuori dall'Italia, fa diretta in cui dice bisogna saltare il Parlamento, cose così, cerca visibilità in tutti i modi a mio avviso, ma proprio in tutti i modi, e mi spiace che qualcuno purtroppo gliela dia, però fondamentalmente il mondo è bello perché è vario, ecco. Mettiamola così, comunque ci chiedevano. Ogni ambito poi si scade nel trash. Quindi, c'è un po', trash. È un po' quello, magari io non giudico i possibili. Tre, mi assolto tutti e tre, buttiamo la parola trash, e secondo me è la sintesi. Ma la domanda era questa: dice Leo Zagami dice che Bizzi è massone. Anche Bizzi, sì, dice che Bizzi è massone. Infatti, se vuoi rispondere a questa cosa, ma pure Leo è massone. Cioè, ma qual è il problema? Scusa, cioè. Infatti, io non voglio parlare di lui perché l'ho querelato diverse volte, perché è uno che ama diffamare le persone, ma al di là dei problemi personali fra me e lui non vedo quale sia il problema della massoneria, cioè. Infatti, Gary, ti ringrazio, volevo farti rispondere così un po' che ci sorridiamo, poi magari chi aveva fatto la domanda non aveva seguito mai anche le puntate Putin vecchie. Anche chi, scusa? Anche Putin. Infatti, altra domanda veloce, allora intanto che il capo di tutte le massonerie è quello. Giallo, vuoi dire anche tu la tua su Leo Zagami, così perdiamo un paio di iscritti? Vero. Volevo fare questa battuta. Niente, detto questo, l'altra cosa è questa qui. Cosa ne pensi di Giulietto Chiesa, Nick? Ma posso dire che però è stato per un periodo in buona compagnia, perché io lo dico sempre, in ambito della controinformazione chi la fa davvero ci rimette, ci sono tanti personaggi che umilmente non capisco perché abbiano avuto un seguito, e il seguito non rispecchia quello che dicono, quello che fanno, quindi in realtà ci sarà un perché, ma non è l'unico, è in buona compagnia. Effettivamente, come c'è qualcuno che blocca un po' gli algoritmi di qualche contenuto, ci sarà, potrebbero anche oliare i contenuti di un altro per farli viaggiare di più, effettivamente. E quindi dico, Giulietto Chiesa, cosa ne pensi? Giulietto Chiesa, io lo conoscevo, era un grande. Io ho sempre avuto di lui un'enorme stima. Era una persona onesta, una persona che ragionava con la propria testa, chiaramente con le proprie idee, ma aveva capito tanto. Lui è venuto a mancare anche in circostanze misteriose. All'inizio, anzi alla vigilia di questo colpo di stato globale che ci siamo trovati a vivere, ma lui lo aveva anticipato, lui aveva capito perfettamente dove stavano andando a parare. Fosse rimasto più a lungo fra noi, avrebbe combattuto con le unghie e con i denti per affermare la verità, come ha sempre fatto in vita sua. Bellissime parole. Allora, intanto ringrazio anonimamente per i 100 bit, un bacione, sono già 300 bit in tutta la puntata, quindi grazie tre volte. Poi, effettivamente, Madre Patria qua scrivevano, effettivamente c'è una domanda di Patrizia, che sorrido perché ha scritto più volte questa domanda e io non sono riuscito a incastrare i momenti in cui leggerla, io non l'ho letta, ma volevo farla perché fa una risposta breve, però... Nel lamentarsi poi, e le chiedo scusa, ci dice molto un po' che metto questa domanda, non la vuoi leggere, probabilmente seguite un copione. E qua mi è venuto da ridere perché siamo talmente improvvisati sempre che verrebbe da ridere. Sarebbe bello seguire un copione, dico Patrizia. Comunque la domanda è questa, come mai Madre Russia? Aspetta, te la leggo preciso. Da dove deriva il nome Madre Russia forse? Aspetta, dov'è la domanda precisa? Te la trovo, Vabbè, se non rispondo, se no non la leggo neanche stavolta, fa ancora più ridere. Sempre che facciamo apposta.
Vabbè, va bene. In caso rifamela Patrizia al volo, dai, se riesci, o chi la, qualche moderatore che l'ha vista, così pesco il tarocco che c'era in coda, che è il numero 16, la torre. Adesso vi metto la descrizione. E qua. Niente, detto questo, ah Giallo, vuoi dire la tua su Giulietto Chiesa? Non te l'ho chiesto anche la tua opinione, comunque se vuoi spendere due parole. Non l'ho conosciuto personalmente, ma era sicuramente un grande, un grande che ha pagato anche ciò che ha detto, ma vedete come in realtà quello che si paga è anche la credibilità, nel senso che non viene perdonato che determinate persone autorevoli o che possano avere una posizione o possano aver avuto una posizione di rilievo dicano determinate cose scomode al sistema, mentre viene tollerato da un pazzo, da un signor nessuno, non viene accettato e la fanno pagare a chi ha una posizione autorevole, perché lì finisce la magia. Cioè, se sui giornali vi dicono che chi non è allineato è un povero, disadattato, senza titolo di studio, credulone, brutto, sporco e cattivo, in realtà quando a parlare sono persone che si sono fatte una posizione sociale, che sono stati dei professionisti, che sono stimati, che sono riconosciuti, lì la censura e chi vuole mettere una grande copertura si incattivisce, è a loro che la fanno pagare più di tutti, ed è per questo che anche poi determinati personaggi vengono spinti dagli algoritmi, perché più si dà l'idea che chi parla di determinati argomenti sia un pazzo che urla, sbraita, lo scemo del villaggio, e più in realtà porta adito, che se dall'altra parte abbiamo Piero Angela che è tutto così calmo, tranquillo, e se porta la bandiera della scienza, dall'altra parte ci siano i pazzi che urlano, sbraitano come la gattara dei Simpson. Ecco, non è proprio così. Quindi vedete anche Orsini come gliel'hanno fatta pagare, sia in ambito della Lewis, che è scandaloso come la Lewis e l'ambito accademico sia così corrotto, è uno scandalo. Poi io mi incazzo, chiedo scusa, io mi incazzo quando vedo queste cose. E come in realtà determinate trasmissioni che tenevano la Paltrulcina, quella in ombra col microfono che non funzionava per qualcuno, per dire che avevano anche qualcuno dell'altra tesi, in realtà abbiamo avuto dei problemi perché qualcuno è andato e da quella postazioncina in ombra e con tutti contro, uno contro mille, li ha messi tutti a tacere. Andate a vedere anche sulla pagina Facebook di Facciamo Finta Che, la fine che fanno i Cruciani, la fine che fanno i Del Debbio, tutti questi personaggi piccoli così, che di fronte in mille contro uno fanno la fine dell'Italia contro la Macedonia. Ecco, quindi che una metafora così con questa, Pepem, li ho presi quasi tutti, hai visto? Anche quelli da mattina con la gazzetta. Ecco, a proposito. Faccio io gli auguri alla nazionale macedone, perché se l'hai veramente meritato, e io amo la Macedonia, ci ho vissuto, è un paese meraviglioso. Vi invito veramente a visitarla, perché la Macedonia è bellissima. Allora, faccio un paio di collegamenti con Giulietto Chiesa. La Duma, che è poi la Camera della Russia, Camera dei Deputati russa, ha osservato un minuto di silenzio quando è scomparso Giulietto Chiesa. Questo la dice molto lunga su alcune cose di cui parliamo spesso. Cioè, sono prese di posizione che fanno capire, ecco. E poi, quindi, la domanda era questa qui, finalmente l'ho ritrovata, di Patrizia, rullo di tamburi, perché si chiama Grande Madre Russia? Che cosa c'era lì e perché madre? Praticamente la domanda, secondo Patrizia. Beh, tu ti rivolgi all'Italia come padre Italia. La Russia è grande, la Russia è madre dei suoi figli. Questa, secondo me, è la definizione che più sposa veramente l'amore per una terra che è materna. L'essenza stessa di matria. La Russia non è patria, la Russia è matria. Non pensiate subito alla matriosca, ma anche se l'abbinamento c'è, ma comunque la Russia è veramente matria nel vero senso della parola, perché è quanto di più contrario
ci possa essere nel termine patria, che è un termine maschilista, è un termine anche improprio, perché la terra è madre. La Russia incarna il concetto di matria ed è grande, quindi la santa grande madre Russia. Io aggiungo madre anche di civiltà, perché in realtà scavando abbiamo parlato spesso un po' sulle vere origini di quello che è il nostro popolo, di cui qualcuno prende un pezzettino di storia e si dimentica del resto, quindi anche madre di una certa civiltà. Voglio fare un regalo, visto che oggi si parla impropriamente di Ucraina, voglio fare un regalo alla redazione di Facciamo Finta Che. Ogni tanto metti documenti, vari PDF, ti mando ora, appena finisco la diretta, il PDF di un mio articolo che uscì 4 anni fa su Russia News, un articolo intitolato San Nicola di Mira e la leggenda di Kiev, dove parlo di un antico codice manoscritto che è conservato in un monastero di Kiev, che è il primo codice ufficiale che racconta della traslazione delle reliquie di San Nicola dalla Turchia a Bari, di quell'operazione che fecero i marinai baresi battendo sul tempo i veneziani, che si portarono via le reliquie di San Nicola. E feci questo articolo studiando questo documento antico che è conservato in un monastero di Kiev. Te lo mando fra poco. Spiego proprio le origini della Russia di Kiev. Grazie mille, Nicola. Ma c'è su qualche blog? Sì, su Russia News. Dovrebbero averlo ancora. Però in russo, cioè non in italiano. No, in italiano. È un sito di informazione gestito, tra l'altro, da un italiano che conosco. Ah, ok, perché ci hanno chiesto infatti dove sono sti PDF, ci chiede Cristina, perché a volte ci domanda. Se ce li manda li pubblicheremo, cercheremo di capire magari Telegram, su Facebook. Infatti, mi consiglio a tenere d'occhio Telegram di Facciamo Finta che è dove Giallo mette un po' più di notizie e magari poi anche i PDF collegati strettamente alla puntata di qualche giorno prima, e magari seguire anche la community. Se mettete su Google il mio nome e il nome dell'articolo San Nicola di Mira e la leggenda di Kiev, dovreste trovarlo, perché è su web. Non ho Facebook, basta con ste Facebook, Cristina, perfetto. Allora cercaci su Telegram. Su Telegram qua è il link per il Telegram di Facciamo Finta Che, e poi abbiamo anche la community invece, dove è un gruppo dove siamo dentro in quasi 650 adesso, se non sbaglio. Io arrivo subito. Vai, che poi arriviamo ai saluti appena torni. E quindi siamo in 650, diverse stanze tematiche. Abbiamo creato anche delle stanze molto verticalizzate e produttive, come quella sulle 5 leggi biologiche. Ci si scambia un po' di pareri e di aiuti. Quella delle relazioni felici col dottor Pierluigi Mulattieri, che è quello con cui facciamo anche la puntata il mercoledì, ed è uno psicologo. Poi lui ha aiutato sempre, ha fatto percorsi di evoluzione personale sia con dei gruppi di aziende, sportivi, e con singoli. E poi adesso pian piano sta specializzandosi anche nei rapporti di coppia e nella sessuologia, che sono un po' le sue passioni fondamentalmente, ed è giusto così. È molto simpatico, perché poi professionale, ma anche un amico, sa godersi la vita, quindi ti dà anche quella carica giusta chiacchierare con lui. Quindi sono contento che ci dedica un'ora alla settimana periodica, e la community assieme a lui sta mettendo in gioco le proprie dubbi, le proprie esperienze, si fa anche domande private in quel caso lì, perché magari giustamente uno fa un po' di imbarazzo a chiedere cose private, ma la si fa in forma anonima, e quindi poi rispondiamo collettivamente, perché è aiuto per tutti. Uno sente la domanda di un altro, in realtà una risposta che gli serviva anche a lui. È tutto un percorso di crescita personale, quindi molto molto carino. Detto questo, io non so se volete aggiungere qualcosa, miei amici compagni di avventura. Vi saluto, vi ringrazio, quindi visto anche che YouTube dà la possibilità di creare le clip, vedete che ci sono le forbicine, e so che molti sono anche dei maestri nel recepire determinati momenti. Dalla puntata di stasera mi piacerebbe venissero fuori dei 2 o 3 minuti che vi hanno colpito e che magari possano girare per il web e proporre iniziative.
Perfetto, detto questo io grazie di cuore, un abbraccione, ci vediamo domani sera alle 18 qua su Twitch per chi volesse stare in mia compagnia e domani sera alle 21.30 su Facciamo Finta Che con Tom Bosco, Giallo e il buon Adrian, dovrei, se non si addormenta prima, sapete che è 21.30, è un orario tardo, quindi, ma dovrebbe esserci, quindi un bacione e un abbraccione a tutti, sigla! Grazie, ciao.